Benvenuti, benvenuti in un altro video con The Esterna Cylinder. Siamo qui con i nostri piccoli amici, tutti potenziati, modificati, eccetera, eccetera. L'ultima puntata era stata abbastanza tranquilla, si può dire così. Non avevamo scoperto più di tanto sulla storia dei nostri piccoli amici. Eravamo arrivati a questo punto dove volevamo entrare dentro il santuario per vedere cosa ci aspetta lì. Il servitore del cilindro è balzato fuori dal cilindro che ci sta inseguendo e ha scaraventato sto lampione in mezzo ai coglioni. Giustamente vuoi che sia facile arrivare dentro il santuario, quindi a sto punto procederei e magari. Ecco qua, abbiamo sbloccato la mutazione per poter sparare questi proiettili qua, creati da varie cose. Abbiamo sbloccato questo qua che ci dà la possibilità di infuocare la proboscide, come possiamo vedere lì. Siccome non ho capito l'utilità, quindi evitiamo. E quello? Cos'è, una TV incastonata? E non prende. Non gli hanno attaccato. Ah, ecco, come possiamo vedere abbiamo tre, no, due ingredienti che ci procurano i proiettili da sparare in giro. Come Gregu è morto? Mortu. È morto Gregu. Figa, se si butta giù non è colpa mia. Non abbiamo la mutazione, cioè io non è che posso controllarli tutti e quattro. Se Gregu è un coglione, io non ci posso far niente, quindi a sto punto prendiamo su tutta sta roba, così facciamo i proiettili. Prendiamo su lui, andiamo a prendere un po' di roba visto che ce la trasforma in acqua, in idratazione. Intanto la orca puttana, ma vaffanculo, va, scappate, scappate, scappate. Scappiamo. Vediamo. Scusami. Cioè, non è per qualcosa. Oddio. Che sta succedendo? L'audio in ritardo. Mi arriva l'audio in ritardo. Perfetto, perfetto. Scusate. Ebbene, rieccoci. Mi si era sminchiato l'audio. Perfetto, io lo sentivo in ritardo. Per quello non ho visto arrivare il mostriciattolo. Ci ha dato un proiettile particolare. Probabilmente era un'abilità. Io, ovviamente, questo li trasforma. Quindi mi sono giocato l'abilità che probabilmente ci avrebbe dato. Porca mignotta, porca mignotta. Allora. No, The Tremon figlio. needed to protect themselves against the creature's terrible light. Perhaps something Ma nearby could help. come rimani lì? Ma va a fare in culo, va. Quindi si è tolto tutto in pratica. Va bene, va bene. Quello più inutile ovviamente c'è rimasto. Io penso che a quando uno, bene o male, c'è rimasto quello che spara, almeno quello. Porca troia. Visto che mangiano tanto sti disgraziati, aumentare il deposito cibo, così almeno una volta che l'abbiamo pieno, prima di, eccolo qua. Perfetto, possiamo potenziarlo. Almeno mangiamo una volta per tutte, magari per un po' ce lo tiene buono. Perfetto, dopodiché niente, possiamo bene che uscire. No, non possiamo uscire. Quindi? Interagisci. Ah, non l'avevo visto. The Cosa? Tremen found themselves gathering around a mysterious projection. They seemed to think it was an elder. This is a recording pool, the projection said.
I left this message here to help you. I have discovered the recipe to permanently imbue my body with the power of this mutation and protect it from the evil light of our enemies. Ah, interessante. You must learn to use this formula as I did long before you, or you will never gain enough strength to continue our people's struggle. The Trebum thanked the apparition, never knowing that it couldn't hear them. Albero mutazioni, wow. Proboscide filtro. Vabbè, ok. Rintraccia. Ah, bello. Ma bello, bello. L'albero delle mutazioni, fighissimo. Quanto cazzo è vasto? Questa è una rottura di cazzo. Infatti è tra le inutili. È molto figo questa cosa, molto figa. Proviamo. Vedi. Ok, quindi dobbiamo fare uno di quelli tre di quelli lì. Però immagino che siano fuori, non qua dentro. No, non si può ancora uscire. Quindi? As the Trebum prepared to leave the cave, the apparition spoke one final time. Prima no. If you are lost and wandering helplessly across the land, look to the sky and seek a celestial serpent. Celestial. You will know them by their many tails, which hang down from the clouds as the serpents contemplate the matters of the heavens. These serpents guard the way to the wisest of our kind who can guide you to salvation. Ah. The Trebum thought of asking the apparition to join them, but before they could, it had faded away. Like the voice in their minds, it was only a memory. Come fa un'apparizione a seguirci, però va bene. E quindi... The ingredients required for the impervious mutation were all here. But stealing an Orchifert egg was easier said than done. And cracking one open was even harder. Sì, ok. Figa, ragazzi, che fatica. Per proteggere permanentemente una mutazione dalla luce irradiata dai servitori del cilindro, prima di tutto devi trovare dei santuari sotterranei. Lì una registrazione ti mostrerà gli ingredienti necessari per proteggere permanentemente la mutazione. Ok, quest'area è circondata da un gas velenoso che può essere filtrato dalla mutazione della proposta. Tuttavia il servitore vicino non ti permette di mantenere il tuo... Ah, trova gli ingredienti necessari nel nodo della proposta e filtro. Nell'albero delle mutazioni e attivala lì. Che l'abbiamo già fatto, quindi. A sto punto ci prendiamo questi qui. No, no. Allora, ci continua a guardare. Ci illumina d'immenso. Ah, inutile che aumenti, siamo dietro la roccia. Quindi a sto punto sono sotto quello lì. Sotto quello lì. Io potrei sparare per togliercelo dalle palle. Ok. Dammi lui. No. Ok. Quindi mostra l'albero delle mutazioni. Ok. Mescola. Ah, perfetto. Mutiamo. Ok, quindi... E voilà. Bello. No. Abbiamo perso l'abilità di sparare. Vaffanculo.
E niente. Però figa come cosa, abbiamo trovato il metodo. Che cosa sta succedendo? Un'altra apparizione divina. Quindi ci dica. Oddio, cosa succede? Wow. Aha. Abbiamo alzato qualcosa. Quindi abbiamo scoperto come poter tenerci le abilità anche contro la luce di sti maledetti. E adesso attiviamo questi bottoni, queste televisioni antiche, tubo catodico, per vedere cosa succede alzando tutti quei quadriotti lì. Quindi qui? No. Un altro. Tutti barbuti. Stiamo facendo una scala, in poche parole, per risalire. Vedi? Eccolo. Dove cazzo era? Voilà. La scalettina è pronta. Torniamo. Piano piano. Piano. Ah, bene. Allora, tu. Scherzo. Prima di perdere il baffo. Vediamo. Oddio, cos'è? Corpo a ruota permette al Tribum di schiacciare piccole creature come Glicroblobloblock. Non so cosa siano. Va bene, forse sono quelle palline che girano, che roteano. Allora, ci rifocilliamo al massimo con il cibo, perché qua non vedo. No. Dobbiamo per forza passare di là. Via, ripartiamo. Via. Passiamo in mezzo alla nube per poter avere più stamina senza doverla ricaricare, perché qui ne abbiamo poca. Siamo pochi idratati, porca troia. Via. Ok, va bene. Via. Ricaricati. Grande, grandissimo. Dai. Ok, qua abbiamo altri geyser. Forse dobbiamo tornare dietro al cilindro. Forse. Ok. Questo? No, non è niente. Tanto che il cilindro arriva a spaccare tutto. Noi ci divertiamo a Az. Vabbè. Adesso abbiamo scoperto che il puffino lì. Ah no, non posso? Aspetta, per favore. Ok. Via. Attenzione al drone che si ciba di noi. Uè. Oh, piano, giovine. Madonna mia. Ok. Diamogli subito il pelo. A sto giro il cilindro mi sembra più lento, mi sembra. Oddio, che paura. Mangiamo e prendiamo. Che sta succedendo? Ah, ok, arriva il cilindro. Poi lui che ci dà la possibilità di questi qua li darei tipo lui, se può, visto che lui bene o male ci prende su tutta la roba e ce la trasforma in acqua, almeno lo riempiamo fino a scoppiare. Papà. Eccolo, grande, vai, te vai subito, prendilo. No, ho sbagliato. Oddio,
E niente, abbiamo sparato. Casino. Dai. Prendilo te. Ok, almeno così. Vediamo quando rotola lui, bellissimo. Chissà quali esseri sono i Gliblock. Scusami, ma a sto punto, visto che qua perdere i compagni è un attimo. A sto punto procediamo. Gli occhi analitici li metterei un po' a tutti. Mi scusi. No, non le diamo disturbo. Faccia come se non ci fossi. Ok, arriviamo anche a questa senza tante problematiche. Speriamo che qua sia più larga la zona da esplorare. Quindi ok, si ferma, perfetto. Cos'è quello? Ah. Perhaps someone had heard the Trebham's prayers after all. Perché? If there was a flying serpent in this place, there might also be a temple and an elder to guide them. Ah, è lì. Figa, non l'avevo visto. Difficile non vederlo comunque. Ma la possibilità di... che? Qui? E questo? Ah, subito questa cosa qua, interessante. Sì, lo so che non devo aspettarli. Andiamo subito a vedere cosa c'è dentro questa grotta. Accumuliamo su tutta la polverina che troviamo. Oh, piccoli mio, ciao, cosa ti serve? Vai, subito anche. Almeno... Cuge. Bellino bianco con le palline gialle, con i pua gialli. Quindi io gradirei anche riavere le gambe salterine, ma se non si può facciamo senza. Ok, a te ti diamo subito questa, subito, vieni qua. No. Perché? Si può col pelo oppure un problema? No, è un problema, però penso che non sia un problema, dai. Lo stiamo schiattando dal freddo, giustamente. Adesso il pelo ci protegge, ma fino a un certo punto. Ah, ok, qua ci dà... Ok. Allora, a parte un pelino di polverina, ma non ci ha dato niente di particolare comunque. Sarebbe stato utile ritrovare la mutazione per la macinazione, l'estrazione di questa polverina, almeno avremmo potuto trasformare i minerali raccolti. Ma a quanto pare non si può. Ah, sì, giusto. Semplicemente... Oi. Boing. Bellino. Allora, procediamo. Andiamo verso il serpentone a sto punto. Ah, beh, giusto. Vediamo quanto cibo ci dà. Perfetto, ce ne dà parecchio. Ce ne dà. Quindi... andiamo a recuperare sto bagaglio che abbiamo fatto volare nel casino. Ci mettiamo gli occhi anche a questo, così almeno un'abilità importante non la perdiamo. Ci prendiamo un po' di cibo. Qual è il problema? No.
Vaffanculo, è vero. Cioè, ci fa da guida, ma non... non è contento, boh. Non capisco io sta cosa. Yeah, entriamo subito in sto cazzo di santuario, per favore. Bene, bene, così ci daranno modo di andare avanti nella storia, di vedere, di capire cosa è successo. Anche perché siamo arrivati bene o male a un punto morto. Ah, bene, bene, abbiamo l'albero che ci permette di diventare mongolfiere, perfetto. Ok, va bene. Facciamo un giro prima nella parte sotterranea. Infatti qua immagino che siano tutti minerali. Non sarebbe stato male avere quello che... un piccolo amico. Vai. Sì, gliene abbiamo dovuti dar 4, ma va bene lo stesso. Impronunciabile come nome, perfetto, mi sembra giusto. Cibo e acqua si è messi bene, magari ci appan su questa roba qui da... per l'acqua, l'idratazione, che è importante. Bisogna bere almeno 2 litri d'acqua al giorno. Ok. Ui, sentite come si divertono, sentiteli. Ah, ok. Serve qualcuno che abbia il cubo. Il cubo. Bene. Oddio. Cosa servono? Li possiamo prendere per... ah, interagiamo, interagiamo. Sì. Vabbè, l'oba ventosa l'avevamo già visto. Ok, va bene. Qui abbiamo sbloccato la mosca, questo qua, questo qui, perfetto. Vediamo se trovo velocemente il glick block lì, come si chiama, quello che possiamo passarci sopra. No, non ce l'abbiamo. This time the discovery of a new statue and the knowledge it granted was not a surprise, but a welcome sign that there was someone waiting for the Drebom. As soon as they completed the trials, of course, as was only appropriate. Sì, va bene. Perché no? Completiamo la prova. Via. Guarda lì come volano, poverini. Attenzione, oddio. Pericoloso. Voilà. Cuboide. Cuboide, ok. Voilà, perfetto, madonna che brutto. Veramente orribile. Ok, guarda lì come zompano in giro, come... aspetta. Serve mongolfiera. Ok. Ui, come ci vibriamo nell'aria. No, questi qua. Quel cristallo non so come si possa sbloccare. Lo scopriremo, probabilmente. Andiamo qua, se possiamo liberare questo amico qua, se possiamo dargli nuova vita. E non ne abbiamo abbastanza. Come facciamo? Darci la possibilità. Interessante. Ah no, è un minerale. Non abbiamo colui che ci colui che ci crea la polverina. Proviamo, vediamo. Grande, riusciamo a farlo tornare con noi quello lì. Va bene, va bene. Il nostro amico non si lascia nessuno indietro. Grande, poverino Vegro. Vegro, piccolo amico. Piccolo amico, vieni con noi. Aggregati a questa compagnia. Alquanto burlona. Allora, vediamo un po', di qua non si va. Perfetto. Proseguirei di qua. Ui.
Sentili, sentili, fanno morire, si divertono come se non ci fosse un domani. No, non mi dire questo. Vuoi un cazzo, vuoi? Dobbiamo rifarci la strada. Fa culo. Vai. Opla. Ok. Voilà, andiamo a prendere questo. Ah no, ma non è un'abilità, vaffanculo, un minerale. È aver avuto lì la fornace, il fabbricatore di polverina, sarebbe stato tanta roba qua. Tanta roba sarebbe stato. Inutile che vado. Qui ci dà la possibilità di avere la ventosa, che probabilmente a sto punto ci servirà. Qui continuiamo a vedere ste statue. Forse erano così i Tridum? Tribum? Forse erano così una volta, un tempo? Avevano questa forma? Chissà. Deep in their memories, the Trebum carried a fragment of knowledge about this temple. It had once been a place of learning, where wise Trebum came to study the crystals, which... But the memory was incomplete. Fottiamo il sistema. Guarda. No. Siamo dei rincoglioniti. Però ci dà la possibilità di prendere un po' di polverina, cosa che non avevamo visto. Allora, aspetta che qui diventa intrippante la situazione. Fanculo. Dai. Ok. Partono loro, fermi. Oddio. Madonna mia, che fatica. Allora, possiamo andare qua, c'è una rappresentazione del dragone. Piano, non caschiamo giù, per favore, non caschiamo giù. Allora, qua c'è da fare dell'altro percorso intrippante. Qui possiamo ciucciare tutta la polverina. Ok. Si prosegue, porca troia. Io però, se avessi voluto prendere quello, non si può? Si può? No, non si può. Senti, io non ho voglia di farmi sto giro, sinceramente. Quindi a sto punto
Ok, andiamo. Ho capito, vedo lo schema. Ok. No. Sto cazzo, vedo la schema. Sto cazzo, che palle, che palle. Va bene. I sistemi di sicurezza tribù. No, figa. Che cazzo. Adesso va bene tutto, però... zio, scandalo. Salve. Anche lei al primo piano? Allora. Con calma, con calma. Allora, mi metto qua. Così invece di saltare nel casino. Rischio. Olè. Olè, perfetto. Oh, Vepo l'anziano. Bello, bello questo. Aspetta Vepo, un attimo solo. Ci dia un momento. Aspetta, 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 aspetta. Grande. Ok, così ci ha dato un po' di cibo e interagiamo. The elder was sad to hear the story of the Trebon and their failed journey behind the cylinder. You have been through so much. I wish I did not have to place even greater burdens upon you. But we Trebon are not meant to live in this cold and cruel place. You must continue your voyage. You must cross the waters and reach the ancient lands of the desert. There lies the only hope for our people. Huh. You see, we Trebon once had the means to sing to the stars and build vessels that allowed us to dance in the heavens. Seek one of these floating palaces. They may be the key to finding salvation in these times of despair. Farewell, brave little ones. May we meet again someday in another world. Interessante. Interessante, interessante. Continuiamo. Quindi adesso dobbiamo trovare un palazzone dove probabilmente ci darà l'opportunità di scappare. Non so. Non lo so, non lo so. Allora, lì vedo dello sbrilluccichio. Quindi ne approfitto. Va bene, va bene. Allora, ne abbiamo 6. Perché quello che sto usando non me lo fa vedere. Quindi, a sto punto... ne abbiamo uno, ovviamente, che è morto, Vul, che tra l'altro dovrebbe essere il primo dei nostri amici. A sto punto farei rivivere lui, visto che qua c'è un sacco di minerale in giro. Scusami. Mettiamo lui dentro al cloud. E facciamo rivivere lui, così lo imbottiamo di minerali. Dov'è? Datemi lui. Aspetta un attimo. Qualcuno dovrebbe avere... Chi? Oddio. Madonna, che ansia. Sti cazzi di uccelli. Via. Togliamoci dal cazzo, per favore. Ritorno a prendere un po' di minerali e poi dopo proseguiamo, ok? Via, rotoliamo. Raggiungiamo la prossima e poi probabilmente ci salutiamo, così non la tiriamo per le lunghe.
interessante. Comunque la storia si sta rivelando abbastanza interessante, devo dire. Oddio. Sinceramente pensavo di avere un po' più di stamina. Oh no, perché la stamina di me fosse per il freddo, boh. Va a capire, vai a capire. Voilà. E anche questa torre l'abbiamo fatta. Ok, ok, ok. Questa sembra molto vasta come zona, molto vasta. Abbiamo già visto che c'è un santuario. Chi si ferma oppure... Sì, si ferma, perfetto. Ci appostiamo davanti al santuario, così nella prossima puntata entriamo subito. Qui c'è qualcosa di strano? No. Ok, non è niente. Perfetto. Un attimo che do la possibilità anche a costui di avere lo schedulatore qua. Lontani, lontani dallo scanner qua. Ok. Bene, anche per questo video è tutto, signori. Ci salutiamo qui e procediamo poi con la prossima puntata per trovare queste torri, queste famose torri che ci permetteranno poi di avanzare nella storia, di lasciare il pianeta da quello che sembra, perché ho detto che solcavano i cieli, quindi a sto punto dobbiamo arrivare in questo deserto. Per il momento siamo ancora in una zona innevata, quindi di deserto non vedo niente. Sai che dobbiamo anche attraversare delle acque, ha detto. Lo scopriremo andando avanti, quindi solite conclusioni finali. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi se volete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!